siamo arrivati tutti insieme come cittadini liberi, cittadini che fanno un percorso per riappropriarsi dello Stato, ed è quello che stiamo facendo oggi. Oggi qui c'è lo Stato, tutti insieme noi siamo lo Stato, e loro stanno perdendo. Mi sono scocciato di essere trattato, che siamo trattati come un popolo di poco conto, con gli 80 euro falsi bonus in busta paga durante la campagna elettorale. Questo è il voto di scambio, questo è il voto di scambio, è il voto di scambio legalizzato, sono degli irresponsabili. E vi dico, questi 80 euro li vanno cercando dalla RAI, e lo sai perché? Prenderanno 150 milioni di euro dal canone RAI. Lo prenderanno da lì, e lo sai che cosa faranno? Lo sapete che cosa faranno? Si svenderanno la rete di RaiWay. Che cos'è? Quella dei tralicci, delle antenne che diffondono il segnale radiotelevisivo, cioè il punto centrale del nostro segnale di radiodiffusione. Lo venderanno per pagare questi falsi 80 euro in busta paga. E questa è l'operazione che abbiamo smascherato, è quello che vogliono fare, perché se prendono quella infrastruttura pubblica ci levano la nostra comunicazione, la comunicazione anche nel futuro. E chi lo potrà comprare in questo modo così veloce, svendendo RaiWay e tralicci e le antenne? Chi potrà comprarlo? Due soggetti principali: o Mediaset e Berlusconi. Allora abbiamo scoperto l'accordo che hanno fatto all'Arco del Lazzareno sotto il quadro di Che Guevara. Vergogna! O con un accordo internazionale con Murdoch tramite Sky. E allora vogliamo gli 80 euro in busta paga in campagna elettorale per svendere quello che è un patrimonio pubblico pagato da tutti i cittadini italiani in 50 anni. Vergogna! Non ve lo faremo.